Intervenzione è un gioco molto pericoloso. Primo gruppo. Se il primo gruppo è Longia. Sta arrivando i muloni da Longia. In porta un castel. Piccio, però una roba giusto. Primo gruppo Longia. Del castellino davanti, bel. Se una baba adesso ora. Dove? Adesso ora castel, una baba. Venite, venite avanti, stanno avanzando. Sta arrivando il primo gruppo, adesso è tornato con noi Diego Crevatin che ci racconta un po' la storia del Longia, anche perché. Perché è la mia compagnia, la Longia è l'unica compagnia ad aver partecipato senza interruzione di continuità a tutti i carnevali mucesani. È nata nel 1939 e quest'anno festeggiamo gli 80 anni. Si chiama Longia perché all'epoca tutti i ragazzi, più o meno 14 anni, lavorando presso il cantiere San Marco, si trovarono nel periodo dei carnevali con un'unghia pesta con un piccolo incidente sul lavoro. Di conseguenza vennero subito battezzati come quelli dei Longia. E da qui anche il detto Longia più che la settaia più la seslonga. E questa è la tradizione che speriamo continui. Vittorie, come siamo? L'ultima qualche anno fa? L'ultima più di qualche anno fa, comunque siamo la seconda compagnia come numero di vittorie, con 23 vittorie su 65 carnevali. Grazie a Diego. Se la catapulta, se la catapulta. No, se la caccapulta. La caccapulta. Sì, sì. Ah, butta roba di organico. Esatto. E se è buon però, sa, perché qua fa. Come che ha fatto a non cascare? Ma c'è la riete qua per buttare giù il castello. C'è figo. Buon Natale! Attacco! Mi sono innamorato della baba che sessora c'ho! Catapulta! C'è una roba che è veramente... Mancava mela moccono, mela moccono, c'è. Ma questo invece cos'è? Mela mocco. Se mela mocco, devi essere. Ah, yeah. Ecco, mela mocco, Quindi mela mocco, ricordiamo che è uno degli nostri sponsor ufficiali della trasmissione, la mela mocco.
Ricordiamo che qua in questa posizione siamo ben, perché normalmente davanti alla giuria dico che del massimo, ma insomma diciamo che se la gioca in piena, se la gioca bene. Ascolta, sa che mi vedendo tutti questi castelli mi è venuto in mente, no? Sa sì. Che volevo venire a Trieste, sì, no? Sì, mi ricordo, sì. E allora quel castel che c'è all'inizio là di Trieste, come si chiama? Quel che c'è? De Miramare. Quel piccio. Castel di Miramare. Che va mia mamma a vivere là. Ah. Tiremo via un aereo, sì. Diventa Castel di Miramare e po' bon. Castel di Miramare. Una bella idea. Che bella idea, grazie. Miramare, se bello. Che mi piace i cavai, ciò. I cavai mi piace tantissimo, ma proprio hamburger, zebon la fettina, bon. Ma ti sono una persona terribile. Ma come terribile? Ma sì. Solo che in America se fissai che non vol, no? Che non si può mangiare cavalli in America. Non si può, se mati. Se l'animale nazionale, se bestia nazionale. Ah, ma fa tenerezza, se posso, lo vedi nel piatto, ok, ma però fa tenerezza vederlo così. Tenerezza. Sì. Se è morbido, certe volte se carne stopposa non fa tenerezza, dipendi. Stesso po'. Inizia questa coreografia di questi cavalieri della compagnia Onja. Un giro in castello. Se le babbe, ti vedi se tutte le babbe? Che adesso le babbe purtroppo non sei più come una volta, che lei era sempre buone, disponibili, tranquille. Purtroppo non capisco perché. Si è tempi, si è cambiato tutto. Non sei più come che era. Una signora un po' guarda strana. Guarda che donzella, guarda quella, che donzella. La signora... Sa che mi un peccatus con quella donzella? Mamma mia, che cavei come Loredana Bertetti, hai visto? Se è un pochettino più tenuta, ma che cavei come Loredana Bertetti. Scopriamo adesso che la Renata Bertetti era dell'Ongia. Ma sei il cavallo donato, te capisci? Cavallo donato, sei là, guarda, sei in là, ti devi correre che drio, sei il cavallo. Grazie. Va tranquillo. Era un povero uomo che aveva perso il cavallo. Visto. Ticket sa leggere, cosa c'è scritto? No, adesso? Mi vedo solo Ongia, quell'altra roba non capisco. Ah, Falk. Perché c'è scritto Falk? O deriva da Falqui o dal fatto che sei falconieri. Ah sì, falconieri, ti vedi un falco che si impicca? No, cioè, non sai che si impicca perché sei triste, non sai che si butta solo, ah, no? Sei impicca. Sei impicca del suo. E adesso sei dei careti con la paia, con i fiori. Le civette, quelle della canzone, che mi ha fatto sempre diventare matto quella canzone. Si fa cosa vuol dire quella canzone? Cosa vuol dire la canzone? Tre civette sul comò che facevano l'amore? Ma come le faceva? Con la figlia del dottore. E come può essere? Se civette femmina? Se cosa c'è? No, però mi ma se, cioè, se comunque se tre udei. Ma non che capisco. Dopo che il dottore si ammalava, però. E te credo, ah? Pare che sei e fiori veri, smiga fiori finti sti qua, sa? Hanno lì che ho fatti del cartone. No, sei veri. Sto cassono, è un piccio che cassono. Che dormi, proprio è brutto. Questo è il pallo ideato. Se ga in cocalido, se la musica forte, se una civetta che se ga in cocalido. Tributiamo un applauso a questa prima compagnia che apre ufficialmente il 66esimo Carnevale di Lucia. Quella cosa si è falchi, quei che già la so.
Infatti stavo ascoltando la canzone anche. Alla figlia del dottore, è lunatico, io non so la figlia del dottore, noi morimo del fame. Il gol, secondo me questi civetti hanno ore di gol. Sì, insomma, non sono proprio civetti giovanissimi, però sono belli scatenati, questo comando. Stavo guardando però uno che fa la sfilata, finisci che ha buttato 3-4 kg dopo la fine. Penso che con questa temperatura sì, se non muori durante il tragitto, che potesse anche capitare. È caldo oggi, eh. Penso che potessi buttare. Sa che non ho mai visto un carnevale così caldo, mi. No, sì, no, non lo ricordo. Addirittura un anno mi ero sul carro dell'Ongia, alla fine suonavo col gruppo che suonava, io ero praticamente l'ultimo carro dell'ultima compagnia, se arrivai era penso meno 5. Se muori. E era terribile. Ma se adesso sei caldo proprio, cioè. Poi ti dai la giacchetta del Trump. Con la figlia del dottore, il dottore chiama le Ambarabà, Cici e Cosò. Ciao, fai un giro insieme a lei. Sì, una canzone nuova sta qua. Della una canzone postuma De Battisti da qua. Ciao fai un giro insieme a lei quella figlia del dottore, la studia anche di domenica, la studia anche di domenica, capito? Guarda che brava che la sei, con le mani se lo vuoi, sha-la-la-la-la, l'aviatore vola già. Ma se quella sul carro. Io non so se te sa questa cosa. Dimmi. Del fatto che a un certo punto i mega dito che Ambarabà, Cici e Cocò sono i tre nomi delle civette. Veramente? Mi mega dito, non Ambarabà, so se Ambarabà, Cici, Cici, Cocò si chiama una. Acciappare un po' per l'aria, un secondo, Leon Mapian, adesso pronti, 4 secondi alla partenza, si riparte di nuovo, Leon, te l'ho detto, pronti alla partenza, ecco ripartiti! Facevano un amore con la figlia del dottore, il dottore chiamalo Ambarabà, Cici e Cocò. Ah, se vedi? Ambarabà, Cici e Cocò. Ah, tutti e tre, sì, davvero. Che poi potessi essere anche Ambarabà e Cici Cocò, potessi essere anche. O Ambarabà, Cici Cocò. O anche Am e Barabà, Cici Cocò. Hai ragione. Deve ricostruire nel 20 anni. Se bella la figlia del dottor però, eh? Bella la figlia del dottor. Bella la figlia del dottor. Ma c'è il dottor? Il dottor non pensa, il dottor si può pensare che c'è quel che guida il carretto. C'è il dottor. Fai un ciao, c'è una canzone sponsorizzata della Piaggio, sta qua. Esisteva altre canzoni che si chiamava Ciao, mi ricordo. Sì, era quella che ti saluti tua mamma, che se ciao mare, se bravo. Dopo se de ciao del Vasco, ciao del Lucio Dalla, ciao de. Se, boh? Se tanti che ha scritto canzoni che si chiama Ciao. Sì. La Carrà che cantava una canzone di Gianna Nannini che si chiama Cia Cia Ciao. Dopo la mia ciacciacciano, se successiva. Ah, i ga. Sì, dei maledetti plagiatori. I ga rubato robe, c'ho. Ha reso una testa di cavallo. Questa lunga serie di figuranti che precede la banda, siamo sempre con la compagnia oggi, il tema un giro in castello. Adesso stavo pensando a questi signori che ha questa specie di domo pack in testa, come fa a sopravvivere oggi col sol?
chi? Siamo sotto i medici. Porca mare. Questa roba fa effetto calotta. L'effetto calotta proprio. E anche il sona. Quindi fa anche fatica. Naturalmente all'interno del castello ci sono anche dei prigionieri che tra poco vedremo sfilare, torturati all'interno di questa struttura e ben figurati. Eh sì, perché c'è anche la stanza delle torture, dopo. Quanto caldo che verrà, quanto caldo che verrà. Sta sciopando Miz, immagini Lori che c'è non dentro quella roba là. Non arrivo a immaginare. Sei degli eroi. Vabbè. Il muletto con le mole. Hai visto? Adesso nascisti poi con le mole i nassi, no? I nassi con di noi in laboratorio in America. Sì, li fai con le mole. Li fezza pronti. Sì, sì. Allora, vediamo, Antonio, te ne senti? Adesso finalmente. Benissimo. Sì. Gavemo qualche statistica delle persone in giro nel mondo collegate? Allora, la diretta in questo momento, un attimo qua che non blocco tutto, 351 spettatori. Bene. In contemporanea. Ciao Muloni, ciao Muloni. Ciao 351 spettatori in contemporanea. Immediatamente. Dopo, durante le pause, te ne dirà anche di dove che è. Per il momento guardiamo l'ongia. Di solito li guardiamo senza che mi butto fuori, che ho paura di far colpi. Sa, è uno presidente, non può andare in mezzo alla folla più di tanto. No. Speccà. Senza la scorta poi. Speccà può. Poi non sei neanche il porco, no? Tiro di rondello, giusto, giusto. Sei coerenti, sei coerenti. Tutti per vero o fa qualche dun per finta? Tutti per vero sono? Chissà, che vuol dire? Qua sembra vero, magari sei bravissimi a far playback. Secondo me imbroia. No dai, sei bravi. Questo è il buffone di corte, no? Che una volta era una roba separata diviso rispetto a... Questo è tutto un... Uno tutto fa presidente buffone, e anche il buffone insieme, no? Anzi, su un valore aggiunto. Sì, se economizza e fa tutto un solo, no? Che bello. C'è il porco. Il mulo vestito porco. Del porco. Sei bellissimo. Noi ricordiamo che esiste la stanza segreta dei bottoni, sì. Nella quale c'è il tasto c'è il porco, per no. Far partire la sì. Guerra atomica. Ma gestisci un porco. Gestisci un porco. Guarda che bello questo. Che corpi zinca lega. Ma sei bellissimo. Sei bellissimo sto qua. Questo qui che arriva all'agonia. Sì. C'è il nome di quel bagno che si trova all'agonia, come si chiama? Quel che si trova in fondo. Quello vicino al pedocin, se l'agonia. L'agonia. Se vedi che a Muglia se l'agonia proprio, no? Un bagno. Bagno l'agonia. Bello. Arriva il primo gruppo live. Ma ti te sono Muglia, no? Sono diventato perché mi ha lanciato dentro al mandracchio. Ma mi sa che mi sono contrario a sta roba che ti lancia una volta dentro il mandracchio. Ah. Mi son perciò che ti lanci ogni giorno. Ogni giorno? Ogni giorno. Ma il fatto che mi conosco i musicisti posso commentare dicendo i loro nomi
o sembra un poco troppo spocchioso. Secondo me te Paul Dir. Mi da qua arrivo a distinguere, mi sa che spaccaio c'ha in questo momento. Da qua arrivo a distinguere Schizzo. Sei vero Paolo in batteria? Chioca, Paolin. Adriano mi pare che sei quell'altro. Ma c'è una stanza delle torture? Sì. Li ha messi là per, a causa del rock and roll. Galito. Che aveva messo la musica dei Masini, te l'ha visto? Sì, per sì, farli sì, soffrire. Si chiamava Ivan il Terribile 32esimo, discendente diretto di Ivan il Terribile primo. Gli anni corrono. Abbiamo detto rock and roll, prigionieri del rock and roll. Prigionieri del rock and roll. Guarda che bel, Beccucci, per chi sa. Beccucci, se c'ho. Mi voglio andare vicino a Beccucci un attimo. Va a salutarlo. Mi metto qua vicino a Beccucci, guarda che va. Non so perché. Te sta bene. Mi sta roba che i gavietato ste robe mi par pecà. Mi era civile, era. Se stava bene, mi era altri tempi, se voleva. Se poteva fare quello che se voleva, era bello. Non se Paul più, non capisco perché. Gli era ordine, no? Ti capisci? Occhio che arriva il carro principale, caro principale. Sei un drago, ma se è vero che drago in istriano vuol dire Carlo, il nome Carlo è drago. Mi ha detto così, mi pare. Mi ho un amico che si chiama Drago, che se petomane ogni tanto fa le nuvolette di drago, so perché. Ma perché? Ma perché non ti spegno il microfono un poco prima? Perché sapevo Zagos che stava per dire, dovevo spegnere. Ti prego sulla velocità, no? Comunque sarà che mi occupo di altre robe, ma vedere come si muove i carri mi pare una roba di magia totale. Proprio non arrivo a capire come che fa. Ma se quel vecchio metodo, no? Metti tanti fioi picci dentro. Ah, cinesi. Obbligati cinesi, sì, picci obbligati da. Sì. E insomma, come che se normale che fai fa ste robe belle, eh? Tra l'altro mi ricordo un po' col Fortuna Drago come si chiama? Della storia infinita. Sì, è vero, il galmuso un poco di lui, ciò. Un poco la faccia meno rassicurante del Fortuna Drago. No, beh, ma la faccia non c'è bene, il resto del corpo c'è un poco che fa impressione, però è bello, ciò. È il drago che esce dal suo covo, veramente splendido. Si tiene ancorato saldamente alle mura. Esatto. Molto, molto bello, davvero complimenti. Guarda come che si attacca con le onge, te l'ha visto? Come diciamo sempre, c'è un grandissimo lavoro anche dietro a questi fantastici carri. Cioè, ma verzi gli occhi, ma sarei... E là c'è un piccio cinese per occhio, eh? Ah, sì, picci sì. Picci rimetti. Allora, volevo assicurarti di qua di a casa. Buonanotte, ci sentiamo dopo. Mi ricordo quella volta che avevo i timpani, che cocolo che ero. All'orizzonte la seconda compagnia.